Roma Campagna, qui siamo con James Connor, appena finito la sua prova in Gran Premio, direi molto bene, no? Molto, molto molto soddisfatto oggi, ha fatto il suo, per il momento il suo record, quindi è molto molto positivo. Cavallo è Casino Royale, ci parli di lui? È un cavallo che ho da quando avevo 4 anni, è un cavallo che quando avevo 6 anni pensavo di metterlo in completo perché era assai difficile nei cambi e nel suo messa in mano, però piano piano con tanto lavoro il cavallo è evoluto e è diventato secondo me un cavallo per il futuro abbastanza interessante. Lavori alla Malaspina, centro ippico? Ovviamente alla Malaspina, abbiamo tantissimi cavalli giovani e anche un bellissimo gruppo dei ragazzi che stanno diventando veramente bravi. Qualcuno che porti anche in Gran Premio? Qualche ragazzo sì, che porti già in Gran Premio? Francesca Malaspina che per il momento sta facendo il giro piccolo, ma è anche un cavallo che secondo me tra poco lo vedremo anche nel Grand Prix, però vogliamo andare nei passi giusti. Oltre a Casino Royale, a casa monti anche altri cavalli naturalmente. Io ho un secondo cavallo di Grand Prix che si chiama Amor, è un cavallo anche lui di 12 anni, un cavallo che ho da quando aveva 6 anni invece, è un grandissimo cavallo, ho già fatto 2 Grand Prix con dei buoni percentuali, ho tanti cavalli giovani per cui non ho portato perché ci vuole veramente tanto tempo, soprattutto in un internazionale così, a dedicarlo. E oltre che lui invece ho qui il cavallo della signora Malaspina, Riesling, che ha fatto il suo secondo internazionale, è un cavallo che ha vinto tutte le categorie sue dedicate da quando aveva 5 anni. Ottimo cavallo, qui oggi era un filino timido, però ha fatto un buon risultato, molto molto bene. Francesca Malaspina è qui con il suo cavallo Don Roshan, che è molto molto bene, è andato molto bene nel debutto a Nizza, per cui speriamo bene per il futuro. Abbiamo anche un cavallo molto giovane, 6 anni, che è un figlio di Totilas, che oggi ha dovuto ritirare dalle gare purtroppo perché si sovrapponeva alla gara di Francesca e mi scocciava di lasciarla da solo in campo prova. Purtroppo può succedere, però purtroppo è andato così male oggi. Ho qui anche la Eleonora Peroni, la quale ha fatto secondo oggi nelle D1 con il suo cavallo enorme ma molto molto buono che ha fatto lei, è un cavallo giovanissimo, comunque lo sta tirando su molto bene. A casa abbiamo tantissimi cavalli giovani che stanno venendo veramente molto, molto interessanti, è bello il gioco di vederli da piccolissimi a crescere e poi diventare, si spera, qualche cosa di importante domani. Sei di calendario già fatto? Dove andrai la prossima Il calendario volta? Non è ancora fatto, dipendeva un pochino come sono andati questi primi 2 gare e dipende anche da molti altri fattori perché dipende anche un po', ho diversi allievi che fanno anche completo, abbiamo un allievo che ci aiuta anche dalla Malaspina anche con i cavalli giovani che è Pietro Sandè e fa badminton, per cui abbiamo anche questi impegni nelle sue gare di completo. E spero comunque di fare Shadow Power e forse la gara anche a Sumo. Quindi vediamo un attimino come siamo dopo queste gare e come andrà domani. Grazie James. Grazie a voi.